Come approfondimento, scriviamo la seconda legge di Newton dell'oscillatore armonico senza l'attrito, cioè senza la presenza di questa forza magnetica frenante, cosa che accade quando il circuito è aperto tra A e B e quindi non scorre la corrente elettrica. Dunque la forza totale uguale a massa per accelerazione, con la forza totale solo la forza elastica e la legge di Hooke. Otteniamo un'equazione differenziale del secondo ordine, lineare e omogenea e mancante del termine di primo ordine, cioè mancante della derivata prima x punto. Dunque manca il termine proporzionale alla velocità x punto, che sarebbe il termine di forza viscosa, cioè manca il termine dato dalla forza magnetica. Quindi l'oscillatore armonico non è smorzato e oscilla con una funzione cosinusoidale e ampiezza a 1 cm. Sostituendo infatti questa espressione nell'equazione differenziale si vede che questa espressione è soluzione dell'equazione. Sostituire tale soluzione oscillante e verificare che soddisfa l'equazione differenziale ad ogni istante. La soluzione trovata non è smorzata e prosegue all'infinito. Inserendo la resistenza R, lasciamo scorrere la corrente elettrica e quindi abbiamo adesso anche la forza magnetica frenante. L'equazione del moto di Newton quindi diventa la forza totale, compresa la nuova forza magnetica frenante, uguale a massa per accelerazione. La forza elastica è la legge di Hooke. Invece la forza magnetica, avevamo visto prima che si poteva scrivere in questo modo proporzionale alla velocità con questo segno meno, quindi una forza magnetica di tipo viscoso meno beta x punto. Beta sarebbe il coefficiente d'attrito viscoso. Questo è il coefficiente beta. Ora, la presenza nell'equazione differenziale di tutti gli ordini di derivata, quindi x, x punto, x due punti, e in particolare la presenza di questo termine beta x punto, fa smorzare l'ampiezza delle oscillazioni. Un calcolo approssimativo mostra che la forza frenante, confrontandola con la forza elastica, può essere trascurata in pratica quando la resistenza del circuito diventa almeno di 1 ohm. Questo è un valore praticamente sufficiente per limitare il flusso di corrente e limitare così anche l'intensità della forza magnetica frenante. Così le oscillazioni smorzate durano molto a lungo. Se invece R è molto piccola, per esempio dell'ordine del centesimo di ohm, scorre una grande intensità di corrente nel circuito e quindi diventa importante la forza magnetica frenante. In questo caso le oscillazioni si smorzano molto in fretta, fino al punto che la barretta potrebbe non compiere neanche una oscillazione completa, ma fermarsi addirittura prima, per esempio in questo modo. Per esempio compiere solo mezza oscillazione, così, e fermarsi.